È giornata nazionale degli alberi il 21 novembre, una ricorrenza istituita per legge dello Stato a partire dal 2013. Una giornata che soprattutto gli istituti scolastici possono vivere appieno cercando di focalizzare il gran lavoro di educazione ambientale svolto nelle classi. Io sono grata al mondo scolastico della nostra città perché fa continuamente opera di sensibilizzazione e di educazione ambientale e noi come amministrazione, noi come istituzioni dobbiamo incoraggiare sempre di più il rispetto dell'ambiente attraverso tante forme di collaborazione. Per esempio ora come amministrazione insieme alle scuole, insieme alle associazioni stiamo mettendo a punto il progetto del Dona un albero alla città per fare in modo che ciascuno si prenda cura di ciò che dona, perché insomma è molto semplice spesso dire non ci sono gli alberi, non vengono sostituiti, ma dietro anche la piantumazione di ogni albero ci deve essere una storia, ci deve essere un significato, ci deve essere una compartecipazione. E sono davvero tante le iniziative svolte nella città di Andria, a partire per esempio dalla festa organizzata all'interno dell'Istituto Verdi Cafaro, dove è stato tempo anche di inaugurare la nuova agorà esterna, una vera e propria classe a cielo aperto, ma anche di tagliare il nastro per un nuovo campo da calcio a 5 appena riqualificato, entrambi interventi nati grazie a fondi del cosiddetto piano estate. Il nostro compito è quello di seminare, di gettare un seme in ogni bambino, in ogni ragazzo, un seme di responsabilità, un seme perché possa maturare una coscienza, una sana coscienza ambientale. Momenti di festa e gioia con più piccoli protagonisti assieme agli alberi nel circolo didattico Rosmini, in particolare all'esterno del plesso intitolato al magistrato Giovanni Falcone. Qui sono stati piantumati 20 arbusti donati dai carabinieri forestali Parco dell'Altamurgia all'istituto. L'albero è sintomo ed emblema dell'ambiente in generale, della biodiversità e della sua tutela. È l'occasione per ricordare ai bambini in primis di quanto è importante l'educazione ambientale. Coscienza ambientale che deve inevitabilmente partire proprio dai più piccoli, con il grande senso di responsabilità dei più grandi. La semplicità dei bambini è un messaggio fondamentale per comprendere come possiamo veramente passare alla transizione ecologica con un'idea che è l'idea dell'educazione, perché i bambini sono scevri da qualsiasi tipo di interesse, che è purtroppo l'elemento che ci sta bloccando e sta bloccando anche le soluzioni possibili in questo momento. Quindi impariamo dai nostri bambini, dai nostri giovani ad essere, a credere nel futuro attraverso l'amore che si deve avere per l'albero, per la natura e per lo stare insieme.